1700 ettari di terreno lungo il limite settentrionale della Maremma toscana tra Castellina Marittima e Cecina, di cui 60 a Vigneto, dove oggi si produce non solo uno dei vini più importanti d'Italia, il Lupicaia, ma dove si allevano vacche da carne, cavalli da competizione e dove si produce olio e cereali. Ecco in estrema sintesi quello che è oggi Castello del Terriccio, una delle aziende agricole più grandi ed importanti d'Italia, che affonda le proprie radici nell'epoca etrusca e che ha attraversato i secoli fino ad arrivare negli anni 70 nelle mani di Gian Annibale Rossi di Medelana, che ha dato l'impulso verso la viticoltura di altissima qualità e riunite le terre allora ancora divise tra 63 famiglie dopo la fine della mezzadria. Con cui parliamo di come è stato gestito quel passaggio, per certi versi drammatico, di cosa sia fare agricoltura d'impresa oggi e di quale ruolo abbia in tutto questo il vino di qualità. C'erano due esigenze. Uno, se uno voleva conservare l'impresa di un'azienda, doveva fare un discorso unitario e produrre in un'azienda che avesse delle strutture sufficientemente grandi. L'appoderamento era qualcosa di molto buono quando c'era una famiglia colonica, ma una famiglia colonica aveva tanti giovani, tanti vecchi che lavoravano con una stalla di 12 capi, con un podere dai 12 ai 20 ettari, con dei fossi che erano uno vicino all'altro, che si lavoravano bene con le vacche e male con i trattori, perché i trattori e le macchine hanno bisogno di spazio diritto, di non fare spesso dei ritorni indietro e avevano bisogno di utilizzare il territorio in maniera completa. Se noi pensiamo a quello che noi, nella migliore delle ipotesi, vediamo alla televisione, dove nella Corn Belt americana ci sono 5 mietitrebbie una accanto all'altra a distanza di 10 metri, che vanno per decine di chilometri a trebbiare o a seminare o a lavorare la terra, ci rendiamo conto di quello che sia assolutamente fuori dal tempo, quando negli anni 70 abbiamo dovuto fare la conversione da mezzadria in realtà di impresa. In più, le famiglie coloniche che avevano un reddito molto basso, perché l'agricoltura non vendeva dei prodotti che non avevano più valore sul mercato, era ormai l'industria, quelle cose lì che avevano valore. Mi ricordo tante volte che i figli dei cosiddetti contadini, dei mezzadri, dicevano: io non voglio più fare il mezzadro, non voglio più fare il contadino, perché vado dalla ragazza e mi dice: se non sei un operaio dell'industria non ti sposo. Era una cosa per me, giovane a quei tempi, figlio di agricoltori, nipote di agricoltori, eccetera, estremamente frustrante. Mi dispiaceva che la nostra professionalità fosse considerata così poco, che la ragazza figlia del barbiere non volesse sposare il figlio di un contadino, che invece era un uomo libero, fiero di quello che faceva, ricco di tutta la sapienza che gli dà la terra. Purtroppo è stato così, però per fortuna, per molto tempo e per vari decenni, i figli e i loro stessi mezzadri di un tempo sono rimasti a lavorare nelle aziende accorpate. Purtroppo questi stanno finendo, sono diventati vecchi, dopo gli 80-85 anni le mogli non vogliono più che vengano a lavorare in campagna, perché dicono: ah, ma si riposa, loro sarebbero contentissimi di venire a seguitare a lavorare, ma le mogli non vogliono, siccome le mogli comandano siamo senza pietà. Lei diceva che è un'occasione occupazionale, io vorrei moltissimo che ci fossero oggi delle competenze, delle professionalità in agricoltura che sono difficilissime da trovare, perché i vecchi muoiono, e questa è una cosa molto triste, e loro sanno come adoperare e conoscere la campagna. I giovani, nella migliore delle ipotesi, vengono fuori dalle cosiddette formazioni delle regioni o delle province. I corsi formativi formano, soi-disant, delle persone che non sono in grado di fare le cose. Bisognerebbe che i vecchi, le persone che sono state sugli alberi a potare, le persone che conoscono la terra,
fossero loro che insegnano ai giovani, perché i professori dei corsi non sono stimati, questa è la cosa tragica, dai loro studenti, e quindi i loro studenti imparano molto molto poco e noi perdiamo terribilmente in professionalità sul territorio. Io credo che tutti i prodotti agricoli siano nobilissimi, perché sono quelli che fanno in modo che gli uomini sopravvivano. Se non c'è il pane, se non c'è la carne, al limite se non c'è l'olio e il vino, si va male. Per cui penso che tutti siano nobili. Oggi, per un caso, per circostanze, e noi dobbiamo cavalcare le circostanze, perché il nostro mestiere è anche di cavalcare le circostanze, perché noi non siamo come le industrie, che siamo flessibili. Noi non possiamo fare una cosa che oggi va di moda se noi non abbiamo nella realtà del nostro territorio qualche cosa che consenta di farla. Oggi un valore aggiunto c'è nel vino, un valore aggiunto dal prodotto che è semplicemente il succo dell'uva, ed è un vino di qualità. Noi qui al Terriccio abbiamo la fortuna di avere dei terreni meravigliosi, benedetti da Dio, di fronte a un mare ed un clima ed un terroir che sono, ripeto, benedetti da Dio. Approfittiamo di questo e cerchiamo di fare in modo che anche le realtà produttive dell'agricoltura, anche le altre cose che sono sempre fatte, si facciano ancora, perché il vino deve fare in modo che anche, che posso dire, la carne venga, noi facciamo una carne che direi che quelli che la conoscono è più che biologica, è assolutamente la cosa più sana che ci possa essere, che anche quella abbia, anche se non ha una remunerazione, abbia una realtà di produzione agricola che serve all'umanità per andare avanti in sanità. Io spererei che tra qualche anno ci fosse più professionalità e poter avere a disposizione delle persone che conoscessero di più la terra. Io vorrei molto questo. Vorrei che i nostri governanti capissero più la realtà della terra dell'Italia. L'Italia è una terra povera. Ci abbiamo 300 e poco più mila chilometri quadrati di superficie, con 60 milioni di abitanti più o meno. Noi siamo tutti in piccole realtà. Però se facciamo delle cose molto buone, molto sane, con molta attenzione da parte di coloro che ci controllano, ma anche molta comprensione, aiuto e considerazione, perché noi non siamo considerati, posso dire una battuta, quanto valiamo. Noi agricoltori valiamo più di quello che nella filosofia, nella mentalità dei nostri governanti e anche di molta gente che vive nelle città siamo considerati. Noi abbiamo bisogno di che il mondo italiano, le persone italiane, il popolo italiano capisca che noi siamo un valore per loro.